Bene, amici ed amiche, 27 dicembre 2019, ci troviamo qui come al solito nei pressi di Piazza Italia, nei pressi di Palazzo San Giorgio. Vi facciamo vedere questo bellissimo sole di questa giornata che più che invernale, ripeto, 27 dicembre 2019, sembra una giornata primaverile. Si sta bene con la magliettina, il giubbottino, insomma, qualcosa davvero di incredibilmente bello. Lì la prefettura, poi Palazzo Alvaro, la Statua dell'Italia. E adesso, in attesa che vi colleghiate, eccoci qua, ecco l'arciere, in versione post natalizia. Come al solito, come ho scritto in, diciamo, nei titoli di questo video editoriale, inizia quella che è la campagna elettorale, che sarà una campagna elettorale dura e difficile qui in Calabria per le regionali, che si terranno il 26 gennaio 2020. Il 28 saranno presentate le liste, il termine ultimo, ma già comunque la gente inizia a mettersi in evidenza, inizia ad offendere. Pensate un po' chi? Il sottoscritto. Uno mi dice che non so fare politica, che se faccio politica è meglio che vado a pescare i cefali, e questo addirittura veste la divisa di finanziere, della Guardia di Finanza, di Trieste, credo. Comunque avviserò i suoi superiori, così come ho già scritto, e fuori dai coglioni. Cioè, voglio dire, questa gente ancora non ha capito che io faccio giornalismo, ma esprimo anche delle opinioni. E lo sto dicendo urbi e torbi, come si suol dire, ma non gli vuole entrare in testa. Cioè, io devo fare, quando faccio informazione, la notizia la racconto per quello che è. Poi l'arciere lancia delle frecciatine, su queste frecciatine cerco di innescare in voi non tanto l'odio verso di me, ma comunque delle riflessioni o comunque delle opinioni che io rispetto. Non posso rispettare chi mi offende. Chi mi offende non merita nessun rispetto, e li porto, se mi offendono pesantemente come quel signore originario di Motta San Giovanni, tale Vacalebbre, mi dice che non sono una persona per bene, bene, lo querelo, poi davanti a un giudice mi dirà se sono una persona per bene oppure non lo sono. A questo finanziere che mi dice di andare a pescare cefali, che la politica non è per me, non faccio politica, non vado in cerca di consenso, io faccio, cerco di raccontare quella che è la mia Calabria e il mio territorio. Sic et simpliciter, ecco, questo non a tutti piace, ma è così. Ma non solo, per coloro i quali ancora mi rompono i coglioni, dirò di più. Per tutta la campagna elettorale fino alle elezioni comunali, adesso l'arciere farà una tribuna politica. Si prenderà uno studio qui in centro e farà, spero tutti i giorni, con degli ospiti, tribuna politica. Parleremo di politica, parleremo di come risolvere i problemi, parleremo di sanità, parleremo di candidati, cercheremo di aiutare come nostro solito chi è il più debole, perché a noi questo interessa. Noi ci mettiamo sempre e comunque la faccia. Poi un'altra cosa, noi non veniamo a sindacare sul lavoro del finanziere o di quell'altro, perché adesso nel momento in cui vado a sindacare, caro finanziere, caro Latella, come cavolo ti chiami, voglio vedere come fai il tuo lavoro, se lo fai bene o se lo fai male, e poi ti metterò il voto, vediamo come ci rimani. Cerchiamo di evitare queste bassezze, cerchiamo di evitare di entrare sul personale, anche perché adesso la cosa si fa molto intensa, ci saranno 28 giorni, un mese di politica molto intensa, quindi non posso perdere tempo ad andare lì, né tantomeno a rispondere, né tantomeno ad andare a querelare, anche se poi ho 90 giorni di tempo, ma vi querelo tutti. Nel momento in cui vi mettete una sola offesa, sarete querelati e poi cacciati, bannati, perché non voglio più avere a che fare con voi. Quindi chi vuole, chi mi conosce, sa che ci metto la faccia, conosce la mia lealtà, non ho interessi da parte di nessuno, non mi paga nessuno, quindi che cazzo volete da me? Se volete mi seguite, altrimenti cambiate canale. Io non è che voglio 100.000 o un milione, io voglio quelle persone, 100, 200 che sono, 300 o 1.000 o quanto cavolo volete voi, che siano comunque propositivi e che abbiano comunque l'educazione di rispettare la mia persona, così come io faccio con tutti, nessuno escluso. Pertanto, com'è il sorriso con chi è educato? Ma con chi non è educato, ricordo che vengo da Roccaforte del Greco e mi rompete i coglioni, quindi so essere anche scostumato. È chiaro?
Quindi non pensate che scrivete, siete dietro la tastiera, questi benedetti leoni da tastiera, noi lo diciamo sempre, lo dicono tutti gli altri, ma continuate a scrivere a vanvera. Questo finanziere addirittura non conosce neanche i congiuntivi, non so che ruolo abbia nell'ambito della Guardia di Finanza, però avviserò i suoi superiori, perché questo qui si è permesso di rompere i coglioni a un giornalista, senza motivo. Oh. Quindi, fermo restando che il sottoscritto non fa politica e non è di parte per nessuno, non dico, chi mi conosce lo sa, quindi è inutile, ma per chi non mi conoscesse e mi vede per la prima volta, dice, ma questo chi cavolo è? È un giornalista da strada, non da strapazzo, ma se volete anche da strapazzo, che cerca di fare il suo mestiere, cerca di raccontare le parti positive e le parti negative di quello che succede nella nostra Calabria, in questo caso nella nostra Reggio Calabria, dove vivo momentaneamente. Pertanto questo è, non andiamo a cercare in Luigi Palamara l'arciere, il capro espiatorio. Se Luigi Palamara dice che Iole Santelli, chi è politicamente Iole Santelli? Chi è? Cosa ha fatto in 20 anni? E lancio questa frecciata. Beh, che cosa ho fatto? Politica? Eh? Ma roba da matti, cioè, veramente non siamo... ecco perché siamo l'ultima regione della Calabria. Quello dall'Inghilterra si sente in diritto di offendermi, quell'altro da Trieste a rompermi i coglioni. Cioè, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Non si offendono le persone, perché nel momento in cui offendete me io vi querelo. Si entra sul personale, discutete sull'opinione, dite la vostra, nessuno ha mai rotto i coglioni sulla vostra opinione. Ma perché dovete rompere i coglioni a me? Addirittura si permette questo tizio di dirmi che non so fare il giornalista. L'altro mi paragona a Motta o a Felte, ma che cavolo me ne frega, io non ho modelli. Io sono... il modello è il mio, cerco di essere originale. Poi ci riesco, non ci riesco, posso essere simpatico, antipatico, a volte posso sbagliare pure io, per l'amor di Dio, siamo tutti uomini, cioè a questo mondo nessuno è infallibile, ci mancherebbe, ma da qui a criticare il lavoro degli altri è in negativo e pubblicamente, se volete dirmi in privato, ma nel momento in cui vi esponete pubblicamente e date un giudizio su di me, non ve la perdono. È chiaro? Io non mi sono mai permesso di entrare nelle vite private del finanziere o dello spazzino o dell'impiegato. Non l'ho mai fatto e mai lo farò. Io parlo di chi si espone a delle cariche elettive. Loro sono i personaggi pubblici, non il giornalista. Il giornalista stuzzica. Perché mi dovete rompere i coglioni? Ma chi siete voi per difendere la Santelli? O per difendere Salvini? O per difendere Oliverio? Ma chi vi ha dato questo ruolo? Ma chi ve l'ha dato? Se voi volete difenderlo e fare politica, fate politica in maniera educata, esprimendo la vostra opinione e poi andando a votare chi cazzo vi pare e piace. Tanto il voto è segreto, vi mettete una cazzo di cabina con quella matita, fate la cazzata del giorno, votate chi cazzo volete. Non è che dovete dare conto a me. È chiaro? È chiara sta cosa? Bene, se non vi è chiara, comunque una frecciata di cuore a chi mi vuol bene e un grande vaffanculo a chi mi vuol male. L'arciere Luigi Palamara, buon 27 dicembre 2019.